La cosa bella di Gela è questo: il mare, il sole, le persone. Il calore della gente, perché siamo molto accoglienti, amiamo stare a contatto con la gente. Benvenuti a Gela. Allora, io mi chiamo Elisa e sono nata a Vittoria 39 anni fa. Ho sempre vissuto a Gela. Alla fine cioè la mia città, la città dove vivo, dove sto bene, dove ho una casa, una famiglia e dove nel 2003, insieme a mio marito e ad altri due ragazzi, abbiamo impiantato questo stabilimento balneare. Siamo stati dei ragazzi coraggiosi, eravamo inesperienti, però ce l'abbiamo fatta. Basta crederci, basta credere anche in quello che il tuo territorio ti può offrire. Alla fine, tra virgolette, il lavoro ce lo siamo inventati, ce lo siamo creati, perché abbiamo sfruttato quello che il nostro territorio ci dà. Noi abbiamo cercato di mettere le radici in una zona del Golfo di Gela, sia per il nostro di futuro che per quello dei nostri figli. Prova, prova. Emanuele al bar. Arrivo! Non navighiamo nell'oro, però ci riteniamo, tra virgolette, in quella fascia di persone fortunate a rimanere qua, nella nostra terra, perché ci piace alla fine vivere qua. Gela è molto devota, ci teniamo molto a questi eventi sacri, Settimana Santa, quindi il rituale del Venerdì Santo, si segue il simulacro per le vie della piazza. Poi vedi Gela, pure i gelesi sono quello che hanno, c'è l'amore nel condividere le cose. Gela è come una mamma che quando una persona ha bisogno si stringe attorno a quella persona. Le porte sono sempre aperte, qualsiasi ora tu arrivi, non c'è bisogno di preavviso, è sempre una festa. Se ti viene una persona alle 7:30 di sera e tu stai cenando, allunghi la tavola, apparecchi e si mangia. I gelesi sono bravi nel condividere, nel dare, quello sì. No, non ce n'è gelato, non te ne fare fare. Ci fai il segno della croce? Io lo valori? Juvenius cavus e apere, vegna muta muta, passa l'angelo e vi saluta. Vi saluta cielo cielo, vegna. Un sogno per me è qualche cosa che desideri e che fai di tutto per realizzarlo. Faciti mille, Madonna mia, faciti mille per carità. Viva Maria! Un sogno per me è, mi piacerebbe che mio marito potesse trovare un lavoro stabile in modo da poter dare un futuro più stabile ai miei figli. Quello sì. E che se la smettessero di parlare di Gela come uno scempio. Invece non lo è. Dobbiamo prendere le cose positive pure, perché ce ne sono. Gela, che abbiamo un mare favoloso, una spiaggia bellissima, un littorario che ce lo invidiano. Solo nelle cartoline di presenza non viene nessuno. Gela è una città in fermento. Noi giovani vogliamo far arrivare un messaggio positivo. È simpatica, secondo me è l'aggettivo giusto per Gela, perché in realtà è come la vivi.
Qui abbiamo pure creato una scuola di kitesurf, si chiama PKS, Panama Kite Center. Questo è uno spot per i kiters, un luogo dove escono, dove ci sono degli istruttori che fanno i corsi. Stiamo cercando appunto di realizzare il nostro sogno, quindi creare una struttura a 360 gradi per poter soddisfare i nostri clienti. E vi invito anzi a venire. Cari gelesi, amate la vostra città. Amate la vostra città, rispettatela e mantenetela pulita. E parlate bene del vostro paese con le persone che sono fuori. Invitateli a venire, invitateli a visitare i nostri siti archeologici, perché a Gela ce ne sono tanti. Invitateli a venire a vedere il nostro mare, la nostra sabbia. Invitateli a venire a Gela. Venite al Panama Beach. Io vivo Gela felice per quello che dà questo paese, il clima, le spiagge, amo molta natura. Io già quando mi allontano da Gela soffro, diciamola così. Quindi ho deciso di ritornare e lottare per la mia città.